gente! Oggi siamo qui per continuare il nostro gameplay su God of War. Non cianciamo, oggi andiamo. Non cianciamo. Vai, è gratos! Avevamo scalato Trono. Sì, Trono. Crono. E abbiamo iniziato a scalarlo e via! Andiamo alla ricerca del vaso di Pandora. Perché sei insomma, invece di insomma? Perché ti vuole rendere il tutto difficile. Ok. Allora. E cerchiamo come al solito di prendere tutto il più possibile e di esplorare. Vabbè, quello sta a fa un giretto. Di qui a destra non mi va. Ah, si può andare di sotto in un qualche modo. Non lo so, vabbè. Qua tutto a posto. Qui non c'è nada. Burino quel cavallino. Questo non si... Ah, si può andare di sotto da qui. Andiamo. Ah, ecco. Mi stavo spiaccicando addosso al muro. Proseguiamo la via così, arrivando fino a questi bellissimi disegni. Questa si afferra? Tiro. Ah, si muovono le catene pure, vedi? Ah, ma qua per risalire sopra. Ah, per andare più sopra. Per andare più sopra! Ok. Momento di schermo scuro. Un teschio. Così pensi di poter conquistare il tempio degli dei, vero? Sì. Non ci è mai riuscito nessuno. Prima o poi le arpie mi riporteranno quello che rimarrà di te perché lo bruci. Stai calmo. Non sa che t'hanno ciancicato pure a te. Gli dei hanno nascosto il vaso di Pandora affinché nessun mortale ottenga i suoi poteri. Tuttavia, ogni anno apro i cancelli a sempre più soldati, collocando sempre più corpi su queste pire. Se fossi in te, me ne andrei. No, aprici. Vedo che sei determinato. Va bene. Vai! Ammazza che potenza! Ah, se gli lancio il teschio, queste aprono le porte. Non me la ricordavo questa cosa. Che gli dei ti diano la forza per scampare ai pericoli che ti aspettano. Buona fortuna, Spartano. Grazie, grazie, molto gentile lei. Buona fortuna, Spartano. Oh, ci ha augurato buona fortuna, un buon auspicio. Vediamo se c'è qualcosa qui. C'abbiamo un R2. Le arpie hanno portato qui i morti per bruciare per bruciarli e riutilizzarli come nemici all'interno del tempio. Ok, quindi se uccidiamo tutti i morti là non ce li troviamo dentro. Non credo. Ma non potremo farlo. Oh, adesso oh, questi. Oddio, cosa sono? Questi pure si sono corazzati dei nemici. Naturalmente la porta si chiude e noi utilizziamo l'ira di Dio. Tanto ci abbiamo pure un altro paurino. Vai, 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 vai. È perché si allontanano, non vi allontanate. Mazza, oh cavolo. Cerchio? Non appare cerchio su di loro? E dai, dai. Aspetta. Trottolina? No, niente trottolina, scherzavo. Aspetta, cerchio! È apparso cerchio. Cerchio, oh, fammi fa cerchio. Non mi fa cerchiare ogni volta. Ma dai. Oh, Kratos, porco. Abbraccia sto coso. X, triangolo, cerchio, and basta. Ti è aperto in due come una cucuzza proprio. Non so, nei chiappe. Oh, quanti ce ne. Quanti ce ne stanno questi brobbi? Voilà. Oh, cerchio! Cerchio su questa probiosità. X, cerchio, and X. Voilà, aperto e via. Finish. Possiamo risalire volendo per riprenderci la cosa prima. Mi sa che sta pure di qua. Eccola. Ok, siamo arrivati. Prima di girare quella leva controlliamo che non c'è niente di imperdibile. Una piuma. Una piuma, perfetta. E un baletto di roba rossa. Prendilo! Ok. Credo che ci possiamo potenziare il fulmine. E di ricominciare.
Ok, forza di Zeus, L2 più triangolo facciamo un bordello. Ok, io dico, adesso continuerei a potenziare fino a farle arrivare almeno a livello 5. Ok, giriamo la manovella. Eccoci. Oh, che bella zona, ragazzi. Meravigliosa. Dedicata a Zeus. No, questi li odio. Aia! Perché se escono da sotto fanno un bordello. Allora, guarda come fa con le zampette, hai visto? Oh, pure quelli mo ci si mettono. Scusi, non mi è necessario. Salve. Boom. Può morire gentilmente che dobbiamo andare avanti. Non possiamo perdere qui tempo con questa obbrobriosità. Ok, l'occhio di Littenheimer si è presente anche qui. Ok. C'è il pallino sia qua che nel libro, Vediamo se quindi. qua laterale magari c'è qualcosa da rompere, come di solito vediamo. Ah, Silenzio. medaglia. È una rappresentazione della dea Atena. Che c'entra un cavolo, Atena, vabbè. Strano però qui. Vabbè, vediamo che ci dice il libro. Ok. Il libro riporta: questo tempio fu eretto in onore di e per ordine del sommo e potente Zeus. Solo l'eroe più coraggioso risolverà gli enigmi e scamperà ai suoi pericoli. Un solo uomo riceverà sommi poteri. Gli altri troveranno solo la morte. Pathos Verdes Terzo, architetto e fedele suddito degli dei. Va bene. Occhio lì, occhio là. Quel coso lì con Atena però mi dà sto sospetto. Mi puoi provare a menà, ma anche da quello possiamo fare. Oh, gli anelli di Pandora! Sono molto cari, immagino. Allora, io mi ricordo che qua c'era. C'è un incavo a forma di teschio nella porta. Dobbiamo trovare il Ok. teschio, quindi. Io mi ricordo che qua era un bordello perché dovevi. Ecco. Esattamente. Non ti dovevi perdere, dovevi fare avanti e indietro, insomma, un po' dei casini. Aia. Facciamo come Allora. ci tirano le frecce. Ci tirano le pietre. Ok. Questo lo lanciamo qua, questo lo lanciamo là. Lo usiamo anche noi, li usiamo come archi. Si è incastrato malissimo. Ok. Apriamo questi bauli. Ah, riciccia fuori? Nessun problema. Venga qui. Andiamo di Voilà. là. Sicuramente sono ricicciati da fuori pure da qua. Allora, questo era forse una prova a tempo? Mi sbaglio? Ma mi sa che si leva l'acqua. Perché c'erano tutti enigmi. Quanta roba! Allora, questo faceva chiudere l'occhio, me lo ricordo. E illuminava. Ma mi ricordo anche che non stava tanto lì, a quella porta. Vedi? C'è quel quadra che dobbiamo fare. Giorgia ci dice di sotto, infatti c'era qualcosa. Come si andava giù? Non mi ricordo come si andava sott'acqua, ragazzi. Ci si poteva andare sott'acqua? Io mi ricordo che c'erano i pezzi sott'acqua. O forse ancora non ci possiamo andare qui. Proviamo a riuscire fuori. Ci ha abbassato qualcosa. Vediamo se andando su. Magari dobbiamo. Forse nell'uno non c'era la possibilità di andare sott'acqua. Ma forse ci siamo andati già in realtà. Vabbè. Proviamo a girare sta manovella. Ah, tocca trovare le altre porte.
Tocca girare sto coso. Mamma mia, è vero, qua c'è stato un intrippo della miseria. Gira, gira, Kratos. Non ti fermare, Kratos. Continua a girare. Ecco, c'è una porta. Vediamo qua cosa c'è. Allora, cos'è sti intrippaccio? Eppure qua, incisioni delle muse. Le figlie di Zeus sono d'oro massiccio. Mancano due incisioni. E quindi pure qua se l'abbiamo andar secchio. Ci fa piacere, ma continuiamo a girare. Gira la manovella semina il grano. Questa è la bella vita del nostro Kratos. Gira la ruota. Gira la ruota. La fortuna puoi trovare anche tu. Ah! Ah, eccolo! Qua c'è un potere. Potere di respirare città. Kratos. Che c'ha le corna? Gli dei chiedono ancora di te. Hai imparato bene a usare le spade del caos. Ma così non riuscirai a portare a termine il tuo incarico. No. Ti regalo la stessa spada che ho utilizzato per uccidere un titano. Prendi questo dono e usalo per compiere la tua missione. Prendi quest'arma, Kratos. Sì, il potere e usalo per sconfiggere i nemici. Bella questa. La spada di Artemide. Perché sta all'inferno. Attiva e disattiva la spada di Artemide tenendo premuto L1R1. Gli dei saranno con te, Kratos. Ora va. Nel nome dell'Olimpo, sì, lo sappiamo. Levati. Spadone supersonico. Lo proveremo prima di subito. Vieni, vieni qua. Che bei spappolo. Non temete. Mamma che bello che era. Me l'ero dimenticata quest'arma. Ragazzi, ogni arma qui ti dà una soddisfazione incredibile. Dai. Spingere, sbangere, sbungere. Questa pure se la tocca potenziare, Giorgiona. Sì. Uscite, uscite, uscite che vi voglio massacrare. Vi voglio sbudellare proprio senza fine. Che sto facendo? Tiè, posso fare pure l'attacco cerchiato? Tiè, guarda che sto facendo. Guarda che sto combinando. Ok. Ah, pure qua c'erano qualche intrippetto, Aspetta! 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 Non ci dimentichiamo dei nostri ulteriori poteri. Facciamo bordello totale qua comunque noi. Oh, basta! 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 Ah, ragazzi, ma io ho anche questa. Venite qua. Non mi puoi fare niente mentre sono così. Capito, Medusona? Medusona la signorona? Morte? Ok, mai mettersi contro Kratos. Allora, ci riprendiamo subito la magia perché sento ancora un po' di bordellino. Quindi possiamo salire, penso, là sopra a proseguire. Saliamo prima? Sì. Eh sì, sali però Kratos, su. Qua ci abbiamo un altro forziere. Salve. È un po' più lento a parare con questa cosa qua. Saliamo. E qua ci voleva l'altro potere. Che non mi ricordo. Ecco questo. No. Aspetta, mi riporto qua, faccio prima. State calmi. Capocciato. Oh, state calmi però davvero, Siete un po'. Ah, ok, no. Questi bisogna ucciderli col potere. No, con questo potere, Kratos! Avevo messo il fulmine! Era immortale quel. Sì, dopo riprende. Ah, dici me lo vado a prendere subito, sì. Ora vediamo se riusciamo a potenziarla di un punto, casomai. Magari contro alcuni nemici e. Questo? Non era apparso R2, ma l'ho cliccato lo stesso. Vediamo che fa.
Oh, possiamo scendere in profondità. Allora, questa è la strada per proseguire. Vabbè, tanto comunque quando scendiamo ci riandiamo. Qua c'è un qualcosa? Sì. Ok. E qua non c'è niente. Allora, vediamo cosa potenziarci, quindi. Che facciamo? È lo spadone. Lo spadone? Mamma mia, quanto ci vuole a potenziare lo spadone. Forse abbiamo fatto una pessima scelta. Vabbè, però almeno di un livello. Sì, potenziamoci lo spadone di un livello e poi le spade. Quindi mettiamoci lo spadone. Anzi no, mettiamoci le spade e poi dopo vediamo. Scendi, scendi Kratos, scendi. Devi saltare, quando devi cascare. No. Qual è il checkpoint? Qual è il checkpoint? Vabbè, allora a sto punto ci conviene potenziarsi le spade. Meglio potenziare prima al massimo le spade e poi la spadona. Anche perché forse il potenziamento massimo era a livello 5 o 6. Vabbè, però stanno già a livello 4. Sì, attenta a non cascare nel buco. Sì, infatti prima è stato quello il problema più grave. E proviamo a entrare qui. Ma che diamine! Ma che è? Ma qua c'è un bordello di roba, ragazzi, prima di scendere. Tipo la calma, signora Medusa, venga qui. Che poi lo sappiamo che lei non è Medusa, però è una gorgone, è sempre una sua amica. Non so in realtà qual è l'accento giusto, sai Giorgia? È uguale. Allora, aspetta, perché se no non ci coordiniamo. Questo che fa? Sicuramente sarà da... Oh, vi giuro che questo pezzo me lo ricordo sì e no. Cioè, mi ricordo l'ambientazione, ma non mi ricordo proprio che bisognava fare. Questo? C'è una figura scolpita sulla porta. Due soldati greci stanno lottando per il vaso di Pandora. Entrambi sono privi di scudo. Ma ce l'hanno tutti e due. Sono privi di arma, forse. Vabbè. Ah, secondo me va su sto pulsante. Ah, ok, ho capito. Credo di aver capito. Non è lo spintone. E poi devo rotolare velocemente all'indietro cercando di entrare più che altro. Mamma, ma sono pro. Ma mo del lancio li potremo tornare più però. A meno che non riusciamo da là. Scendo e facendo tutto il giretto, sì. Speriamo che questa non era la strada principale, insomma. Non possiamo sapere se ci stanno mille vie. Non me lo ricordo proprio poi. Quindi teoricamente potremmo dover tornare indietro, anzi dovremmo riuscire a tornare indietro in un qualche modo. Sì. Io penso che in qualche modo, forse tirando quel coso. C'è una scala. Magari si ricicciamo sopra. Uno scudo! Ah, però. Sull'altare giace uno scudo d'oro con un'immagine di Zeus incisa su di esso. Vuoi raccoglierlo? Certo. È acquisito lo scudo di Zeus. Ah, e allora sarà che uno scudo sta qua, uno scudo sta... Oh. E uno scudo sta di sotto. Però due cose, no. Dice che sono senza... Sali, sali, sali. Dai, Kratos. Ma pure là si può salire. Mamma, secondo me là ci puoi saltare, raga. Sono abbastanza convinta. E dai! Intanto piate questo. E visto che tanto dobbiamo scendere, ci proviamo. No, non ci si può andare. Ok, quindi mettiamo lo scudo. Yes. Tac. E niente, questo è teoricamente il primo intrippo. E l'altro intrippo era quello da là sopra e sicuramente fa scende quel coso.
Ah, vediamo anche se c'è qualcosa sopra. Yes. Che su, ripeto, su questi giochi è sempre tutto ambiguo. Scendiamo! Ah, le mani, aia! Ok. Quelli si stanno menando. Un momento molto figo questo. Ok. Qualcun altro. Oh. Oh, e basta, e dai, e basta, mo per se ricominciano ad attaccare addosso. Perché ti batti a palli con le gambe per collo? Ci ho provato, non me li... Eccolo. Prima ha fatto finta praticamente. E basta. Che la metta a fa la vita là, non si... Oddio, qua si tocca a sbrigare. Eccolo. Mo' a destra ci potremmo andare? No. No, è chiuso, tocca sbrigare ammazzare tutti i nemici. Prima che qualcosa... Sì? Sì. Prima che qualcosa ci schiacci malamente. Vai, 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 vai! Fermo! Dovevi usare l'ira, che fai? Perdi tempo così! Perché c'ho il fulmine! Per 10! Usa sta cazzo di ira! Usala ancora! Oh. Ancora! Ma quanti cazzo non la sono, ragazzi! Qua è finita tutto! Aiuto! Come si fa? Aiuto! 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 Aspetta, forse in questo caso lo spadone è più utile. Prova! Mi stanno massacrando! La sto trotterellando, infatti! Oh, ma quanti erano così tanti qua, tutti sti nemici? Ma come si fa? Un tortino! Ragazzi, dovevamo tenere l'ira degli dei qua. Proprio ragazzi, gli amici belli sono. Mo non devo fare un ciclope. Ma non credo. Dai, Kratos! Vai, 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 vai! Dai, Kratos, non ti fermare che qua si sta avvicinando la fine! Dai, dai! E morite! Mannaggia la pupazza! Oh, non muore! Cavolo! Mamma mia, oh, stavo sudando. Vabbè, stava bello lontano, però. Abbiamo seduto. Ci hanno dato pure una bella botta di vita qua, eh. Vabbè, un miliardo. Abbiamo preso un altro scudo. Ma mo da qua ci andiamo lì? Io mi sembra i dubbi. Io faccio il giro al contrario. Però se saliamo sulla corda mi sa. Cioè ti attacca. Sì. Ah, oh, sali, Kratos? Perché non sa? Ballerino di punta. Mamma mia, che fatica. E poi le gambe proprio le lascia molle. Non... Sì, sì, lui solo la sola forza delle braccia proprio. Ah, almeno che non si sta tirando su con qualcosa che noi non sappiamo. Con le chiappe, le c'ha le chiappe sotto. C'ha le chiappe davanti. Non è Tarzan, Perché Tarzan c'ha le chiappe davanti? Tarzan è rinomato che se tiene Jane davanti vuol dire che la corda la tiene con le chiappe. Inserisci lo scudo nell'apertura? Va bene! Oddio! Destra o lì? C'è scale? Da là ci siamo entrati, che destra? Ah! Queste scale fintissime, va bene. Intanto... Questo architetto era un po' bravo. Ah, salviamo. Facciamo assolutamente. Molto bene. Ok ragazzi, abbiamo inserito questi due scudi su sta porta. Per oggi ci fermiamo qui. E niente, da Ale e Gio è tutto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.